di AI, appunto. Sì, sì, sì. Perché Kazuya c'ha tante kill confirm, ma tutte dipendono dal se lui è capace di seguire la tua DI. Soprattutto sulla bugia. Esatto. E se tu. E se lui non diventa. Se lui diventa imprevedibile. Non glielo permette più. Infatti, vedevo delle combo stupidamente brevi per gli standard di Mishima. Sì. Ma più che altro, più che le combo, in generale kill confirm erano carenti. Off. Ma non perché People non riuscisse a farle, ma proprio perché faceva fatica usciva. A stare dietro. Faceva fatica a stare dietro ai cambi di AI di Xuan, che gli faceva proprio al frame perfect, no? Perché le tecniche per evitare le WGF sono due, praticamente. Ossia, continuare a flickare lo stick come stessi mesciando, così nemmeno tu sai dove vai. O tenerne uno fino a quando poi... Cambiare l'ultimo frame. Esatto. O verso la fine. Esatto. Comunque, Arcfire che ha bloccato Hellsweep, quindi... Ottimo tool. Secondo me è il momento in cui Kazuya può permettersi di andare in appena finisce il tomo con Arcfire. Ok, c'ha comunque il Thorn, il Neutral B, ma ecco. Eccoli, quello si armora. E via armato. Il primo stock. Proprio mangiato. Non sono un grande fan di questa scelta da parte di Shuan per sto stage. Kalos è una dei due stage dove non vuoi portare Kazuya, in generale almeno. Sì, è grosso. Lui tanto t'ammazza in un modo o nell'altro. Ma perché tu dici, ok, posso provare a camperarlo su Kalos. Non puoi ma camperarlo. Lui ti può prendere una volta e ti fa una combo su uno stage senza piattaforme. Quindi non ha nemmeno bisogno di fare tech stane o roba del genere. Può semplicemente fare la sua flowchart e tu muori. Cioè, è un FD più grande, fine. Con vabbè anche le piattaforme, ma quelle cambiano giusto il gioco al corner. Sì. Dunque. Ecco, vedi quanto bene fa il cambio di DI. Infatti People gli aveva letto la DI out, cioè sì, reagito alla linea della DI out, però l'ha fatta abbastanza out per poi fare din e quindi ha missato l'up smash. Ecco, lì siamo sempre nella solita situazione. Quel punto lì dell'Arcfire è veramente ostico, perché è un punto in cui l'Arcfire scende e quindi ti impedisce anche di fare leg jang, no? Di stare lì fermo. Sì. Bello lo snipe. Che snipe, bellissimo. Bellissimo lo snipe. Però in generale, appunto, alla fine, ironicamente, l'ultimo colpo, il finisher di Arcfire è la via d'uscita, lo spiraglio di salvezza che ha Peepwolf per uscire. Sceso. Qua. Ecco, una cosa che molta gente non fa è punire quando capisci che Kazuya fa quel neutral B per stallare. Molti Kazuya lo fanno, ci sta, perché ti permette anche di guadagnare un pochino di distanza in realtà. Sì, ma sì. Non è esattamente una buona idea se cominci a farlo sempre allo stesso spot o sempre allo stesso timing, perché letteralmente scendi. Io una cosa che faccio tanto con Junior è scendo appena vedo che lui fa side B, cioè neutral B, con side B lo colpisco. Ed è molto molto facile per certi personaggi, altri non possono permetterselo, ma già hanno appena dimostrato che Robin può farlo. E vediamo se. E con una signora Levin, eccola qua. Ecco qua. Il round. Risata malvagia da parte di. Malvagia, malvagissima. Crudele addirittura. Quella effettivamente è una delle combo che Shuan sta praticando ultimamente. Che lui dice Arcfire, aspetta un attimo, nel mentre si posiziona per evitare il back air. È un po' come. Noi con Bowser Jr. Sì, no? Sì, esatto, dopo Itta il follow-up. Ti posizioni. Mamma Grand Finals. Ah, sì, non sì. Non mettere l'user. Non lo farò, devo resistere. Cosa? C'è una lunga storia. Sì, sì. Perché? Oh. Buggato? No, è solo brutto. Ah, ok. Almeno non piace Andrea, mi piace. Veloce, veloce, veloce. Gameplay. A posto. Ok, perfetto. Comunque dicevo. Cos'è che dicevo? Ah sì. Sì, quella combo lì è esattamente quello che facciamo noi con Bowser Junior. Junior followando il. Per vedere dove va andare a finire il colpo dopo il Mecha Koopa, l'avversario dopo il Mecha Koopa e punire dopo. E poi piazzi un Bear. O qualcos'altro di solito. Di solito Bear almeno. Ah, hai mangiato il jump? Minchia! E non accenna a fermarsi. No. Cioè, più che altro tutta questa sezione è partita da un reversal di Peepwolf che ha punito l'estensione del braccio da parte di Robin, no? Sì, sì, grandissima awareness. Comincia già a fisciare un pochino di nostro teatro. Preso. Pensavo fossero già. Cioè, fosse già in range. C'è corso in faccia. Vedo che Peepwolf comunque, nonostante. Minchia, ma è morto? Forse è perché ha esteso l'hitbox con double jump. No, mi stupisce. Mi anche stupisce, me. No? Ciao, potrebbe... Guido. Ciao, Guido. Magari se sei anche a Milano, vengo io.
potrebbe essere tipo un braccio che si alzava, si apriva. Va bene, va bene. Ciao, ciao. Ciao ragazzi. Ciao, ciao. Ciao, ci vediamo mercoledì. Ok. Appunto. Comunque, prima che succedesse quello che è successo con Becchia di Obin, stavo dicendo che People comunque le distanze sta tenendo molto strette, ma Sean si sta gestendo veramente bene. Tanto bello quel... Un po' gridi quell'Hell's Gate. No, l'Hell's Gate è quello verso il basso, sì, ma di Down Tilt. Non è Down Here. Ho di tutto, vabbè. Quella qui? Nomi infami. Ok. Qua... Sì, da quello non poteva far nulla. Lo stesso, sì. Io una cosa che adoro di Shuan è come lui gestisce lo spazio con la Levin. Cioè, i proiettili lui li utilizza, ok, ma lui gioca effettivamente Robin come se fosse uno spadaccino. Cioè, c'è una piccola misconception che Robin sia più un camper. Poi vedi quello di Shuan e dici, ah no, aspetta, questo personaggio c'ha una spada, sì, sì, e anche una signora spada. E che spada? Cioè, è una spada elettrica che ammazza, fa un botto di danno. Ogni tanto si scarica, ma... Sì, ma non solo Shuan, in generale ogni top Robin, quando, che alla fine sono Shuan, Mad Ice King e forse un altro che non mi ricordo. Angel americano. Esatto, quello americano. Sì. Per di più, beh, che è allucinante, frame 8 se non mi sbaglio. E ammazza. Killa e per di più può combattere anche in se stesso. Con Sweet Spot Bekea, cioè Sour Spot Bekea into Sweet Spot Bekea. Veramente, veramente forte come opzione. E in generale tutti gli aerei, cioè soprattutto Nair in qualche modo, connette in un altro aereo di solito. Dunque ha abbondanza di modi per colpirti. C'è People che sta veramente perdendo la pazienza, si vede. Continua ad andare in senza effettivamente pensare che tu l'hai in quel momento. Shuan, ad esempio, ha ingaggiato quando c'era un Thorn. Cioè un Thorn, un Arcfire. Arc Thunder. Arcfire, ciao. Un Arc Thunder. Però sì. È una cosa a cui bisogna fare attenzione. B. E però adesso, in realtà, adesso la situazione è veramente pericolosa. Una combo 050-060 into Rage Drive è kill. Oppure anche Rage Drive adesso per far danno. Attenzione. Bisogna vedere. Bella la DI da parte di Shuan per andare un po' più alto, quindi non poter resettare. E però il Rage se n'è andato. Rage se n'è andata, ma comunque può essere pericoloso. 178 è tanto, ma Kazuya è altrettanto pesante. Aspetta prende, lì il suo ultimo sotto. In realtà è una buona idea. No, è la sua opzione migliore. Siamo arrivati alla percentuale assurdamente alta a cui ammazza Nair senza la Levin. Tu nota come ogni volta che, a parte che è effettivamente la debolezza di Kazuya, nota come ogni volta che finisce offstage Shuan capitalizza ogni singola volta, che sia un piccolo trade o una kill effettiva. È l'awareness di Shuan. Awareness non solo, ma non solo effettivamente lui riconosce la grande debolezza di Kazuya, che è l'offstage game. Ok, ha una buona recovery verticale, decente orizzontale, ma è prevedibile. E non solo, ma ci sa giocare intorno. Sì, certo. E bene. È anche relativamente lenta a livello di frame data, relativamente, perché giustamente è anche abbastanza velocino up B, ma comunque c'ha un double jump che può utilizzare subito, a meno che non è sicuro di poter salvarsi. Comunque, possibile ultimo game del Mortal Saga numero Christmas. Numero Christmas? Esatto, sì, perché mi sono ricordato in mente che lo dicevo, che non c'ha un numero questo. Vediamo. No su Kalos. Ah, probabilmente io penso che Shuan scelga questo stage per il semplice fatto che è più comodo a tenere la distanza. Infatti, che mi raccomando, non sbagliate. Tenere la distanza non è camperare. Non è camperare, non necessariamente. Quello che facevo io con Mega Man era camperare. Non è vero. Nemmeno quello. Perché non sono capace di farlo. Comunque, ottima gestione degli spazi. Però quel caso Yaja già adesso potrebbe dirla sua Levin, e dirla con cattiveria. È spuntata letteralmente adesso. Se... Ok. In qualche modo continuano veramente a gestire bene gli spazi piccoli. Quando Kazuya sta per tirare fuori un EWGF, lui è sempre pronto a tirare fuori Arc Thunder, che non porca l'armo di Kazuya, perché va bene, è un DLC, ma quella di Bowser è comunque più forte di Tough Guy. Molto, anzi, cioè, mi sembra che siano non più di 10 personaggi la cui multijab viene armorata da Kazuya. Sì, un esempio, le Bowser Aegis. Junior. No, quella di Bowser Junior è da Kazuya. Viene armorata, sì. Oddio,
Ok. Scende aggressivo. E il trade risulta in uno stock che ho preso. Non so quanto si preferisca tradare contro il Calzio, perché appunto morto. Eh sì. Gli ha letto il dashback, sì, sì. E ha fatto semplicemente side B, DP pulito. Conclude. Situazione di even in un certo senso, sebbene Kazuya è un mostro. Eccolo infatti, eccolo è qua. Partito. Even. La giosta è morto. È morto. Sì. È morto. Zero to death. Va bene. Era even. Io ero lì, stavo per fare il mio commentino minuzioso sulla leve in scarica, sì. Dunque un attimo, deve aspettare. Molto pulita comunque l'esecuzione, sì, di People, mi è piaciuta veramente tanto. L'esecuzione di People è sempre incredibilmente on point. Ma è proprio quello il problema per cui dico non sono un grande fan di questo stage. Sempre quelle spot dodge. Sì, sono sempre quelle. Chuan sa che se People vuole scudare un side B, un arc fire, poi farà sceglierà sempre o roll o spot dodge. E in qualche modo, cioè, bellissimo il counter. Cos'altro può farne se cioè, perché credo che copra comunque tutto con down smash. Cioè, io credo che per quanto pesante sia Kazuya, credo che sia meglio comunque. Credo che sia meglio comunque scudarlo. Ah, sì. E aspettare le opzioni dopo. Cioè, tanto non. Tra tutte le cose che ti fa. Ha tentato il DP. Down smash. Deve sfruttare l'invincibilità. Ancora vivo. Ancora vivo. Bella DI. Non vuole andarsene. È morto? No, sta. Ah. Ma il. Ah, probabilmente il double probabilmente jump. Probabilmente si è mangiato il jump, sì. Me lo sono perso. Non credo che muoia. Non credo. Non ancora, ma al prossimo potrebbe benissimo dirci ciao. Credo che quello fosse un. Nella BGF missato, sinceramente. Con le tilt. Possibile. E ecco il DP anti-air mostruoso, invincibilità dal boost in su, veramente forte. E ammazza si ammazza. Questo sebbene sia andata bene game 1 a Xuan su questo stage, continuo a pensare che sia meglio stare lontani da stage senza piattaforme contro Kazuya. Sì, tu non puoi permetterti di prenderti quella cosa. Sì. Che si è preso Xuan. Perché la cosa di Kazuya è che è un execution check continuo per quello che lo gioca. Sì, sì. E tu vuoi dargli. Va bene? C'è la Phelps, che è quella tech lì famosa. Sì, sì, sugli stage con le come Battlefield, come Small Battlefield, Smashville, quelli lì. Però anche non farla. Cioè, la questione è che non farla ti rende la vita semplice. Hai la flowchart semplice. Mentre invece il fatto che tu devi saper fare una tech particolare implica che. Se tu non la sai fare, io quello stage lo picco e tu non mi combi più. E è comunque una tech relativamente di complessa. Sì, cioè hai un tempismo buono. Poi una volta che lo impari, sì. È facile. Facile. È mancabile comunque. È un execution check. Sì, è un execution check. Per quello dico, tu vuoi andare su quegli stage. Sì, perché potrebbe essere che lo sbaglia. Ne parlavo proprio con People, fai al Midgard. Quel che mi diceva lui è. Per Kazuya non puoi non essere on point. Tu devi essere costantemente al massimo dell'esecuzione. Sì, è un continuo. Vediamo quanto io l'abbatto. Vediamo quanto io sono capace di dimostrare quanto tempo ho speso in training room, no? Sì, sì. Quanto riesco ad andare frame perfect su ogni mio singolo, sì, esatto. Input. E sinceramente People sta dimostrando che il suo centinaio di ore in training mode ce l'ha. Secondo me. Ovviamente misto anche alla quantità infinita di esperienza che ha lui con personaggi quali Fighting Game Characters, e non dirò Shoto perché sennò qualcuno mi insulta. E Sono Shoto. Ma non glielo diciamo ad alta voce. Un cazzo. Comunque. Però sì, People adesso ci va a vedere che... Questo è quello che pensavo sarebbe stato un pick giusto. Ecco qua. Sebbene con... Se l'hai presa. Dio... E non ha non ucciso, è morto, però. È morto. È morto. Ok, snipe incredibile. Che in esecuzione. Realtà, ok, execution, ma qui dobbiamo notare anche la debolezza di Robin in questi stage, ossia non può fare jump arc fire. Può farlo solo da terra. Perché se fa jump arc fire si impianta sulla piattaforma. Sì. Non può farlo. Cioè, oddio, può farlo come ha visto adesso, però deve timarlo meglio. Difficile. E quindi diventa molto più scomodo e il timing diventa un po' più prevedibile. Roba. Più ti nega la possibilità di utilizzarlo in certi angoli, non come magari su FD o calo. Di sicuro copertura. Mi fa strano che gliel'abbia lasciata.
Battlefield? Battlefield. Secondo me più che altro è no, pick, solo che non puoi camperare quanto vorresti. Vabbè, anche perché sì, hai altre priorità sul bannare contro Kazuya. Io non conosco bene Obi, non so quali stage voglia, però ragionando un po' su quelli, qual è il suo potere, quale cosa, sì, cosa sì, vuole lui. Non in questo momento di sicuro non gli danno fastidio le piatte dei triplat. Ecco, tenta la edgeguard. Penso che volesse provare o una spike o comunque un gimp con l'up B. Con Elwind. Eccolo qui. People fa capito che basta che sta lì. Basta che sta lì. Se non fa l'arc fire in modo che scende in quel piccolo punto lì, può stare lì, aspettare che finisce il tomo e stare tranquillo. Tenta la dive. Non gli è ancora partito. Morto. 160% Levin, mostruosa, bellissima. Vabbè, sì, bellissima gestione. Più che altro mi faceva strano che ancora non avesse perso il rage dopo lo whiff. Eccolo, qua è diventata even, bellissimo uno sferato da parte di Shuan. Sì. Dopo il. Quel di più è una conferma, uno sferato da Darkfire. Bella. Veramente buona. Shuan, cioè, People fa adesso del. Oh, bello. L'ha mixato in questa situazione. Sì, l'ha mixato. Ha fatto jab, autotornando jab e l'ha mixato veramente bene. Davvero bravo, People. Questo suo ultimo torneo prima della. Della pausa, della gran pausa. No, no, altro che pausa. Lui va adesso in hiatus pieno. Perché? Burnout, semplicemente. Ah, ci sta. Smash è pesante. Lui non fa una pausa dal 2019, praticamente. Caspita. Gliela dobbiamo concedere questa. Ci sta. Magari vuole andarsene col botto. Vuole tirare fuori. Vuole rompere il 100% di win. Vuole fare l'impossibile. Vuole provare a rompere il 100% di win di Shuan offline. Chissà, chissà. E adesso però. No, niente, lì poteva iniziare un. Ci tengo a ricordare alla gente, Shuan, ok, ha vinto solo in Liguria, ma non è che non è venuto nessuno in Liguria. No, no, ne sono venuti. Gente come Genog. Genarog, Tunalink, Forze Ust, Yolt, Kuro. Forze, Kuro. No, come no? Sì, c'era. In Sicilia. Ah, non hanno giocato. Ah, no, non c'era. È vero, non c'era Forze Ust. Cioè, non c'era Shuan quando c'era Forze, è vero. Ah, vero. Quello non c'ero nemmeno io se per questo. Ma comunque. No, ha un 100% di win rate, ma delle signore win. Non è finito. Sì, sì. E qui si porta 2-2. Potrebbe essere set, è un sogno che devo scappare. Potrebbe essere che devo scappare. Mi sa che potrebbe essere che te ne devi scappare. Io vedo game 5. Al limite scappo. Va bene? Ce l'hai esattamente alle 8 e 10. 8 e 10. Però preferisco essere lì un 15 minuti prima. Sì, sì, è un. No, no, è un bene, è un sì, bene. Sì, sì. Guarda game di questa five. Parte. Nel caso sì, sì. Posto. In caso a me c'è un grande rischio. A me sta set sta piacendo veramente tanto, perché più del solito. Tu noti come Shuan riesce a tenere lo spazio, ma al momento in cui sbaglia una volta People fa lì People in faccia sua pa c'è fuori, c'è l'esecuzione. Quante zero di tutte gli ha fatto fino ad ora? Tre tutte perfette. Tre. Pulite, sì. Una volta su Battlefield, una volta su Kalos, Kalos, e una volta su di nuovo su Battlefield. No, su Kalos. Ah, una game 1, l'altra game 3, sì, sì, l'altra adesso. Adesso io sono curioso di sapere qual è il counter pick PS2. Allora, piattaforma principale larga, bella lunga, spazio tra le due piattaforme interessante. È una possibile zona zero to death quella. E non dà troppi problemi a Shuan come per sì, il 6B, per non come Battlefield, sicuro. E per di più, entrambi che le hanno molto prima. E non so a chi dei due potrebbe giovare di più. Probabilmente a Robin, perché tanto Kazuya kill a prescindere. Mentre invece Robin ha questa piccola incognita. Certo, la Levin pure è un spara come un carro armato. Però Kazuya spara come due carri armati. Sì, sì, sì. Quindi diciamo che c'ha degli RPG al posto delle braccia, quindi veramente pericoloso. C'è anche Mesh a Jump dal jab okay. Esce. Potrebbe essere un habit quella, forse Piccolo sta già segnando per un momento successivo, possibile. Poi in situazioni del genere, se io adesso me ne uscissi con sì ti va per l'underdog in questo caso è il re del nord Europa, esattamente. Guarda come per siamo di più messi.
player che quando è venuto in Italia ha fatto veramente il bordello. Basta pensare a Milano, Milano. Ha demolito tutto il piano milanese, tra cui me. OTB pure ha fatto un bordello assurdo, se non ricordo male. Sì, all'OTB fatto che è arrivato un quinto, mi pare. Sì, ha fatto un quinto. No. Ah, vabbè, però ha fatto quinto al Masterclass settimana scorsa. Masterclass ancora più grosso di OTB. Top 12 con all'OTB, è vero. Mi sono confuso con i result, giusto, è vero. Capita. Comunque, un signor Kazuya, per di più piccato dopo che la sua fiducia in Ken era scesa molto, un pochino. Esatto, ma People continua a credere, in generale, in questo game, in questo personaggio. Si va avanti. Fa molto bene. Fa molto bene. È veramente un solo un folle non crederebbe in Kazuya. Forte, per quanto abbia dei matchup negativi, tipo comunque c'è sempre la costante del se ti prende di trade. Anche di trade, peraltro. Guarda lì. Io sarei curioso di sapere se Robin riesce a recuperare. Penso di sì, ma se riesce a recuperare da un suicide con side con Down B. Penso dipende da quanto è carica il libro Elwind, ma tanto ce l'hai sempre abbastanza carico. Perché di nuovo even. Sono poche le situazioni in cui ti trovi con il tomo verde scarico. Che dovrebbe essere Halloween. Ecco. È la stessa cosa che ha cominciato. Quale ha cominciato a perdere il game 5 di prima? Ossia tornati in osferato. Urlare in. Ha cominciato a urlare un po' troppo in rispetto a game 4, game 2, dove ha vinto. Vediamo. Ecco, vedi. Anche qui ci sono comunque piattaforme che sono una costante, però comunque sono un problema minore rispetto a Battlefield. Senza dubbio. Pressione su piattaforma non lo fa scendere. No. Non può toccare stage. Eccolo. E la volta che tocca stage entra un quasi jump back. Shuan continua a scappare. Bello uno sferato sullo scudo. Siamo in situazione violentemente even. Sta facendo la loro danzetta di neutral che potrebbe deliverare il killing blow. Tu guarda quanto entrambi. è pulito Shuan nel tenere la distanza perfetta per evitare una punish da parte di Kazuya. Ok. Sorpresa, ecco, spero qui. Che in giro è lentamente un ballerino. E in questo momento potrebbe esserci un reset. Sì. Cioè il reset non è tanto lontano, gli basta una combo e per di più c'è anche la Ridge Drive. Non si sa mai. Andiamo lì. Ok, Ridge Drive, siamo a 56%. Ok, vediamo se Peoplef riuscirà a mettere giù quella combo che tanto vuole per distruggere il 100% di win rate di Shuan. Bella la edgeguard, pratica chiusa. Vediamo lì. Ecco qui, combo. Bella rolla, ottimo. Ha fatto di hyperscendere sulla piattaforma perfettamente. Sì. Bravissimo. Se no sarebbe chiuso. Gestisce l'advantage. Sei di B. Ma lo che si avvicina allo scudo e non rischia nulla. Non vuole... Oh, attenzione, Kazuya offstage. Bruttissima situazione per Pippo. Terribile, è cornerato. Ah, si è andato a prendere la fire, rifermo. Adesso sono in percentuali pari. Adesso, se prima era un gioco premente, adesso ancora di più. Rage Drive, vediamo se si prenderà la cringiata dal ledge. Non ci proverà nemmeno. No, a distanza sicura. E Bear. Ed è kill. Cioè, è stato così vicino. C'è andato veramente tanto. Stava per dare il. Shuan ha cominciato a ballare attorno a lui.